Maria in 94 volti, tanti quante le icone disposte in piazza San Pietro venerate nei santuari nel mondo. Tra le facce di questo diamante di devozione mariana, 14.000 persone hanno celebrato con il Papa il giubileo dedicato alla Madre di Gesù. Un pellegrinaggio scandito dai misteri del Rosario, che Francesco ha definito la sintesi della storia della misericordia di Dio, che si trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. Come per Gesù, lungo le tappe che lo condussero da Betlemme al Golgota, fino alla Pentecoste e all'Ascensione, meditate nei misteri gloriosi, anche Maria, ha ricordato il Papa, ha percorso un cammino analogo di servizio al Vangelo fino al Calvario, dove non indietreggiò davanti al dolore, ma rimase sotto la croce di Gesù e per sua volontà divenne madre della Chiesa. Invochiamola, concluso Francesco, con la più antica preghiera con cui i cristiani si rivolgevano a lei, soprattutto nei momenti di difficoltà e di martirio, nella certezza di essere soccorsi dalla sua materna misericordia. La preghiera del Rosario non ci allontana dalle preoccupazioni della vita. Al contrario, si chiede di incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper cogliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Ogni volta che contempliamo un momento, un mistero della vita di Cristo, siamo invitati a riconoscere in quale modo Dio entra nella nostra vita e per poi accoglierlo e seguirlo.